Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video di un videogioco davvero bello, molto sexy. Io dico almeno lasciare 600 like, che ne dite? Un bel affare per sfamare le vostre famiglie, pezzi di merda. Volevo solamente informarvi che dovete seguirmi su Twitch, il mio canale Twitch, quello di Telegram e quello di Instagram. Grazie. Chiamate i vostri amici perché questo video è bello e... Insomma, datemi like e visualizzazioni, bastardi. Ragazzi, dal 16 al 27 aprile c'è lo sconto del 25% sui server Minecraft e sui server TeamSpeak di www.gamehosting.it. Quindi è una bella occasione se volete giocare con i vostri amici nel prendere un server. We are number one! Amico mio, benvenuti in questo video! E oggi siamo qua su PS4 con Horizon Zero Dawn. Prima scusami, ma tu hai PS4, perché non porti nessun gioco su PS4? Avete ragione, tant'è che oggi andremo a giocare a Horizon Zero Dawn. Ma non è perché mi sta antipatico farlo sul canale, è che già l'ho continuato da solo, avete capito? Quindi non è che proprio l'ho finito, ma sono a buon punto. Mi raccomando, almeno lasciate 600 like se volete un altro video su Horizon, che sinceramente a me piace, e ora vi faccio vedere il perché. Cioè, voglio dire, c'è motivo che io ve lo dica. Siamo a Meridiana, e mi scuso se ancora non siete arrivati a questo punto, che se giocate Horizon, ma è troppo bello. Siamo nella città di Meridiana, che sarebbe la città più grande per quanto non ho capito di Horizon Zero Dawn. E siamo con Aloy! Con un outfit che non credo che l'abbia fatto di proposito. Assolutamente no, assolutamente no. Specialmente in questi video non andrò a fare la storia, ma andrò a fare le missioni secondarie che sono molto interessanti, devo dire. Con i caporali romani che non se li incula mai nessuno, poverini. Poi vediamo cosa hanno da dire a discolpa. Va bene, c'è un motivo perché sono messo là allora. Vabbè, dai, andiamo ad aiutare questo qua che ci sta rompendo abbastanza i coglioni. Esatto. Va bene, dobbiamo andare a trovare questo qua che ha fottuto la spada di questo tizio, che era di suo nipote. Dobbiamo incominciare a mettere le missioni, perché sennò secondo andare rubano questi servitore. Sei brutto come la morte, Mi ha cazzo. superato vestito di grigio e ha preso la spada. Va bene. Ispezioniamo con il Focus Junior. Ma quella sarebbe la finestra in cui è scappato. Sangue. Sembra che si sia tagliato con le schegge. Che genio. Cazzo, professionale proprio era questo ladro per farsi tagliare. Devo seguire le orme, giusto? Dov'è? Ok. Allora, da questa parte. Boh, è bello perché è come tipo una sorta di The Witcher, che a posto di esserci le orme dei passi, ci sono altre cose. Però, ragazzi, cioè, voglio dire, se avete una PS4 e avete... Ancora del sangue. Cioè, per favore, prendetevi Horizon, ragazzi. Cioè, è un gioco spettacolare, davvero. Le tracce si fermano qua, ma posso parlare con un testimone. Chi è questo? Qualcuno è passato di qua con una spada? Certo, ha preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Cioè, Stava ha fatto sanguinando, una doppia forse mi rapina, servivano sto bende. cretino. Perso i soldi per le Cazzo me ne garzelle. frega. Ah, andiamo a prendere questo ladro. Però che bello questo gioco. Guardate un po', assolutamente bello. Ah, mio Dio, è bellissimo. Il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. Certo. Dritto. Grazie, non credo che si butta questo ladro. Che ladro di merda è? E mi sa che qualcuno è proprio l'unica persona che sta qua. Esatto. Possiamo vedere anche gli interni. Hai visto qualcuno? Troppo alta sei per me. Sì. Mi è quasi venuto addosso, ma non ho visto spade. Il ladro deve aver gettato la spada. Io dovrei andare a rivedere di nuovo il posto della mercante perché quel cretino correva come un matto perché avrà gettato la spada. Andiamo a vedere. XD, ciao, bella figa. Tu come va? Guarda la mia scivolata. Ok, questo qua non ha un cavolo di senso. Di nuovo qua, ma perché si è messa in me? Ma sei bloccata? Ma come cazzo sei messa? Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Io non c'entra nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie, avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e a mia volta l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta e i frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che Certo. ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Flame, flame.
Immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. Beh, la gente è tutta fiera qua, guardate come sono messi, sembrano delle statue, cavolo. Beh, come faccio? Che cosa sono? Un palle da biliardo quello? Ah, ce la levo. Perché funziona questa leva? Perché non mi apre la porta? Aprimi la porta! Oh, giusto, aspettate un attimo, forse non lo so se ho capito, ma spero che... Ok, me l'hanno aperta. Certo, con un ritardo di 20 secondi, però me l'hanno aperta. Ah, un ascensore. Che figata, ecco. Ah, perché era sotto l'ascensore. Noi stiamo scendendo, noi. Guarda i capelli, viva la gravità. Ma che cazzo è? Buongiorno. Ok, basta. Allora, andiamo in quel mulino del merda, così che vediamo che cosa c'è. Ehi, hey, tu, guarda la mia scivolata, che figa. Siamo nella zona tipo periferica di Meridiana in questo momento. Coltivazioni reali. Attenzione, abbiamo una live bagnata. Mi sto bagnando. Raga, non sapevo che si poteva andare anche sott'acqua. Ho gli stivali pieni d'acqua. Solo gli stivali. Ok, ragazzi, adesso io sono Aloy. Andiamo nel mulino, perché praticamente devo informarmi con questi cecchini di giorno. Che hanno detto di aspettarti? Credo tu voglia risposte. Ti conviene parlare? Recuperiamo oggetti di valore inutilizzati. Li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di tramonto. E secondo te io potrei credere mai ad uno che ha il fondotinta? Ah, capito, questi rubano per il bene. Chi riceve esattamente i frammenti a tramonto? Dov'è la spada ora? Al sicuro, non l'ho ancora venduta. Cosa ti aspetti che faccia io? Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. No, un'altra missione, no! Io ci penserò, ma solo se restituirai la spada a Ravan. Gli ridarò la sua dannata spada. Sì! Per ricevere la spada dobbiamo andare ad uccidere, cioè dobbiamo andare a trovare questi qua che si sono accampati là, che non hanno fatto più ritorno, per, non so per quale motivo. Intanto, Aloy, facci vedere una delle tue pose più fighe! Ok, ok, a volte servono, cioè... Minchia, ma dove sono? Oh mio Dio, che paura. Poi con questa nebbia blu. Oh oh. Oh cazzo, no, non girarti. Boom, proprio dritto in culo. Questo è l'override che permette di cavalcare le bestie. Si diceva nei calderoni, che sarebbero delle zone appunto dove vai a prendere questi override. E adesso è davvero una cosa fighissima, perché adesso sto cavalcando un robot che ha le sembianze di un toro. E dietro di me c'è un altro robot che ha le sembianze di una luce. Ecco, ora me ne sono accorto, è 1175 passi. Arrivando a questo punto, mi spiace dirlo, ma devo fare in questo modo. Oh cavolo, oh cavolo, questo non mi è mai capitato nei video. Devo scappare di merda. No, vabbè, ma mi ha portato insieme anche a questo. Che figo. Comunque, raga, proprio spettacolare, guardate. Volete sentire quello che mi è successo? Praticamente mi sono seduto e ho alzato la tavoletta del cesso. E poi mi sono messo proprio a... Cioè, oh mio Dio, ma che cos'è quella parte? Strano, non l'ho mai vista. Aspettate, raga. Aspettate un attimo. Per favore, fatemi fare la miniatura del video. Dobbiamo ispezionare il campo dei caduti. Che dov'è il campo? Ah, ecco qua il campo dei caduti. Wow. Allora, vediamo un po'. Pare che ci sia stata una zuffa qui. Ma niente morti. Poi mi dici tu da dove hai visto che c'era stata una rissa. Ah, segui le tracce. Dove sono le tracce? Andiamo a vedere dove portano queste cose. Vai! Ah, ma questi sono nemici? Buongiorno a tutti, signori. Io sono solamente di passaggio. Fammi entrare, ti prego. Devi entrare. Devi entrare, Aloy, devi entrare. Non ci credo, il cavallo di merda mi ha sbarrato la porta. Ok, scappa. Sono di passaggio, come vi ho detto. Assolutamente, come vi ho detto. Oh, abbiamo il lanciacose. Evviva il lanciacose! Woohoo! Morite, pezzi di merda! Vaffanculo! Basta che non prendi il mio animale. Oh, abbiamo raggiunto intanto il livello 30. Non ci credo! Ma davvero l'hai fatto? Ti porto via da qui. In questo sembra strafatto. La canaglia mi avesse abbandonato. Forza, da questa parte. Minchia, Sonic. Oh, fermati, fermati. Che cazzo è? Aspetta. Che spettacolare vista.
Perché mi copia le cose? Perché a cosa ti sei agganciato per l'esattezza? Aloy, attenta che quello ti ruba il posto. Quando tornerai a Meridiana, parla con un nobile, Ravan. Sii onesto con lui. Chiedere aiuto ai ricchi. Andiamo da Ravan, ma porca, ma perché l'hanno fatte così tanto lontane? Ma tu per tutto questo tempo sei stato qua a non fare nulla? È venuto a trovarmi un certo Nasan. Credo che in molti a tramonto ne beneficeranno. Tutto per una spada rubata. Ah, signori, abbiamo ridato la spada. Abbiamo fatto chilometri di strada per una cazzo di spada. Che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Da me a Aloy è tutto. Lasciate like, arriviamo almeno a 600 like se volete un altro episodio di Horizon Zero Dawn. Commentate qua sotto per consigli e altro. Seguitemi su Telegram e seguitemi su Instagram. Se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ci si becca!